Prima di iniziare questo video ci tenevo giusto a dirvi una cosa veloce veloce. Inazuma Eleven verrà caricato alle 3 del pomeriggio, mentre Yo-Kai Watch, per il tempo che gli resta, comunque sia saranno ancora pochi video, ma per il tempo che gli resta verrà caricato alle 8 di sera. Ho voluto fare così perché preferisco caricare sì due video al giorno, ma adesso che è ricominciata la scuola e è ricominciato il lavoro comunque sia, preferisco caricare un video alle 3 e un video alle 8, così da avere 5 ore di stacco tra un video e l'altro, e magari è anche più comodo per chi ha i compiti da fare, per chi lavora e cose varie. Quindi questo è quello che volevo dirvi, iniziamo in Inazuma Eleven. E proviamoci allora con la facecam, dai. Alleneremo ancora un po' fino a che il sole tramonterà. Tutti insieme crediamo in un sogno che alla fine si avvererà. Discussioni ne abbiamo anche noi, ma i diverbi si appianano e poi ci sentiamo ancora più uniti contro prove e avversità. Non basta saper calciare un pallone, nel vivo dell'azione serve anche coesione. Se ognuno sfoggia il suo miglior gioco, mettiamo il campo a ferro e fuoco. Nuovi avversari non ci fanno paura, fianco a fianco la vittoria è sicura. Uno, due, basta, tiro, gol. Tutti per uno, uno per tutti. Ce la faremo ancora una volta, con tanto impegno e tanta passione. Fatevi avanti, la sfida è raccolta, siamo fratelli, ci unisce il pallone. Uno, due, passa, tiro, gol. Tutti per uno, uno per tutti. Questo legame viene da dentro e segue il ritmo dei nostri cuori. L'amicizia sta sempre al centro, tutti in campo, siamo i migliori. Uno, due, passa, tiro, gol. Inazuma Eleven 2, tempesta di fuoco. Oh, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho iniziato Inazuma Eleven 2. Dunque, dal 2012, quindi dal 2012, sì. Ho giocato solo due volte Inazuma Eleven 2, sono passati ben 5 anni, più di 5 anni, a dire il vero. Wow, ragazzi, è uscito da maggio, mi sembra? Forse, no, gennaio? Da marzo-aprile, forse è uscito prima Inazuma Eleven. Ad ogni modo mettiamo il nome Link, anche per questa volta mettiamo Link, non mi importa mettere il mio nome originale, il mio vero nome in questo gioco. Ad ogni modo la canzone, ragazzi, me la sono cantata tutta quanta, è bellissima, è davvero bella come canzone. Io dissi che avrei fatto un'ora di gameplay, ma penso che farò una mezz'oretta per motivi di tempo, e penso che imposterò così anche tutti quanti gli altri giochi di Inazuma che verranno poi. Io non so se voi avete mai giocato le versioni giapponesi di Inazuma Eleven 1 e 2. Mettiamoci anche il terzo, però il terzo è un pochino fatto meglio. La qualità dei video è davvero pessima. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in Italia i video leggermente più migliorati, una qualità leggermente superiore, ma e fanno ancora schifo, eh. Ma voi dovevate vedere quelli giapponesi. Magari se volete scaricatevi un gioco giapponese, non lo fate perché è legale, e mettetevelo sull'R4, che è legale anche quella, quindi non fate nessuna di queste cose, e ora che l'ho detto lo farete, ma andatevela a giocare su Nintendo DS possibilmente e comparate la qualità video del gioco giapponese con quella del gioco italiano. La cartuccia, che il fatto che sia scaricato non c'entra niente. Usate anche l'emulatore, ma fa davvero schifo la qualità giapponese. Non so perché abbiano fatto una qualità così penosa, nonostante il DS abbia davvero una buona qualità video.
Non vorrai fare Anche tardi il la primo qualità giorno di audio. allenamento? Sì, anche la qualità audio è davvero pessima. Mark, te lo dico per l'ultima volta. Vuoi alzarti? Sì, mamma, adesso mi alzo. Andiamo, pigrone. Non puoi rimanere a letto tutto il giorno. Smettila, mamma. Non parlarmi così. Scommetto che sei stato sveglio fino a tardi a riflettere sugli allenamenti, vero? Muoviti. Fra 5 minuti voglio vederti vestito e pronto per la colazione. Dai, che si raffredda. Ok, arrivo. Ricominciamo gli allenamenti. Un attimo. Gli allenamenti ricominciano oggi. Finalmente è arrivato il giorno che stavo aspettando. Faccio colazione e vado. La cosa che più mi diede fastidio in questo gioco è la voce di Mark. Ancora, per favore. Sai che ho sognato il nonno stanotte e mi ha dato un consiglio. Non mollare mai, Mark. Se dai il massimo, non c'è niente che non puoi ottenere. E non dimenticare, non esistono partite impossibili. Basta con le chiacchiere, Mark. Guarda che ore sono. Il capitano della squadra che ha vinto il torneo non può arrivare in ritardo all'allenamento. Oh, è già così tardi. Farò meglio a prepararmi e andare in riva al fiume. Ok, mamma, io vado. Nonno, sarai fiero di me. Prima il torneo e poi il mondo. In riva al fiume dobbiamo Povero andare. me, quel ragazzo pensa sempre al calcio. E lo so io da chi ha preso. Già. Nelly, tutto bene? Scusami, non ti avevo visto. Sì, tutto bene. Tu piuttosto come stai? Neanch'io mi ero accorta di te. Ma che ci fa qui Nelly? Cioè, praticamente è venuta da un vicolo cieco, è venuta dalla spazzatura? Io? Benissimo, anzi, mai stato meglio. So che scalpiti per riprendere gli allenamenti, ma non c'è bisogno di agitarsi così tanto. Dai, Nelly, sembra che siano passati secoli dall'ultima volta che mi sono allenato con la squadra. Comunque ti sei allenato da solo vicino alla torre, non è vero? Ma come fai a saperlo? Beh, non è che ci vuole tanto. Beh, non importa, probabilmente gli altri sono già al fiume. Andiamo! Io scippo Nelly e Mark. Ehi! Non cambierà mai. Cioè, shippare non nel senso di rubare. La ship praticamente sarebbe. Come dirlo? Il fatto che loro due stanno insieme. La coppia, ecco la coppia. Oh, ciao Mark, come al solito sei già in piedi di buon mattino per l'allenamento. È tardi, ha detto, non è buon mattino. Ricordati che se ti stanchi puoi selezionare salva dal menu. Quella zona dell'omino sta lì, puoi recuperare le energie. Perché non provi a usarla quando ti senti stanco da buona partita? Sì, mi farebbe molto piacere usarla. Posso andare? C'è anche un vecchietto lì. Che vuole il vecchietto? Ok, torniamo in assetto normale. Aspettate, sistema. No, no, no. Dove stava? Impostazioni, se non ricordo male. Ma questo non cambia niente. Allora, no, la musica voglio un attimo sistemarla perché era troppo alta. Andiamo al fiume allora. Ok, proviamo intanto un attimo a scendere, tanto non c'è nessuno ora che mi sfida ancora. Posso raccogliere tranquillamente un po' di oggetti qua e là che capitano in giro. Meno male. Invece di là, su una Zoom Eleven 1, dopo. Quando andavamo al fiume già avevamo la squadra bella carica, quindi non potevo raccogliere con calma tutti quanti gli oggetti. Ogni due passi mi sfidava qualcuno. Dai, su, un po' di comprensione per favore. Vabbè, a parte questo non è cambiato molto dal primo gioco. Praticamente è passata una settimana, più o meno. Se non ricordo male, eh. Eccoci qua, ragazzi.
Basta che parli con uno e tira via. Mark, sei in ritardo. Già, ti stavamo aspettando. Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, scusate per il ritardo. È incredibile, è passata solo una settimana dal Football Frontier. Già, eppure sembra una vita. Scommetto che hai continuato ad allenarti nel tempo libero. Certo, e ora sono anche più veloce di te, Nathan. Questo è ancora tutto da vedere. Anch'io mi sono allenato tutti i giorni. E anch'io. Beh, a quanto pare abbiamo tutti lavorato sodo. Io mi sono concentrato su un muscolo in particolare. Lo stomaco è un muscolo, vero? Sapete perché rido. E non dovrei ridere, in teoria. Un momento, dov'è Axel? Non dovrei ridere perché non è un muscolo. Ha detto che ci avrebbe raggiunto. Prima voleva andare a trovare sua sorella in ospedale. Da quando è finito il torneo è passato da lei praticamente ogni giorno. Si dedica completamente a lei. Capisco. Oh, credo che Bobby ed Eric siano andati alla Kirkwood a incontrare un vecchio amico. Sì, un certo Malcolm, un ragazzo che frequentavano quando era in America. Ok, allora diamoci dentro con gli allenamenti, così quando ritorneranno vi lasceremo a bocca aperta. Mark non cambia mai. Sapete? Sono così abituato agli allenamenti intensivi che ormai non sento neanche più la fatica. A chi lo dici? Il Football Frontier è stato massacrante. Super massacrante, me lo ricordo come se fosse ieri. Campione del Football Frontier. In teoria è passata una settimana. Una settimana prima, subito dopo la finale del Football Frontier. Siamo la squadra più forte del paese! Che felicità, mi sembra di sognare! Smettila di piangere, Jack, non è un sogno! Ehi, Mark, possiamo reggere il trofeo per un minuto? Ma certo! Wow! È una sensazione bellissima! Senti il peso della vittoria! Attento a non farlo cadere! Lo so, tranquillo, non sono mica Vieni qui! Scusa, Kevin! Sei stato bravo, fratellone. Grazie, Seria. E pensare che quando abbiamo cominciato eravamo solo in 7, eppure abbiamo vinto il Football Frontier. Già, e poi c'era sempre qualcuno che ci ripeteva che presto il club sarebbe stato chiuso. Non capisco proprio di cosa tu stia parlando. Raymond Eleven, continuiamo a giocare a calcio! Sì! Sapevo che ti avrei trovato qui. Axel! Vedo che hai cominciato ad allenarti anche da solo. Beh, non abbiamo avuto molto tempo per allenarci insieme tra interviste e sessioni fotografiche. Voglio giocare. Non sto più nella pelle. Non mi sorprende, conoscendoti. Senti, Axel, volevo ringraziarti. È merito tuo se siamo riusciti a vincere il torneo. A dir la verità dovrei essere io a ringraziarti. Tu mi hai fatto capire che dovevo continuare a giocare a calcio. Ah, bene. Allora, che ne pensi dei festeggiamenti dopo la vittoria? Fantastici, vero? Tutta la città applaudiva e acclamava il ritorno degli Inazuma Eleven. Mi sentivo quasi a disagio. Già, abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere il livello delle vecchie glorie. Giusto. Anche noi possiamo diventare delle leggende. Saremo la nuova Inazuma Eleven. Possiamo farcela se collaboriamo tutti insieme. Puoi contare su di me, Mark. Nonno. Abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a diventare la squadra numero uno nel paese. Non male, vero? Abbiamo realizzato i nostri sogni. Ma secondo l'allenatore Hillman, ci sono in giro altre squadre molto più forti di noi. E ho intenzione di affrontarle. Sarà tosta. Sarà bella tosta.
Ehi, ma dove sono Silvia e Celia? Non le vedo. Sai, detto che andava a club a mettere un po' a posto. Ehi, guardate! Scusatemi, sono un po' in ritardo. Stavo preparando le polpette di riso e il tempo è passato velocemente. Oh, buongiorno Silvia! La musichetta è troppo bella. A questo punto dovrei dirvi di non fare troppi sforzi nel primo giorno di allenamento, ma immagino che non serva a niente, giusto? Proprio così, dobbiamo dare il massimo fin dal primo giorno. Non vedo l'ora di scoprire chi saranno i nostri prossimi avversari. Ok Mark, non cambi mai. Sarebbe più corretto dire che non cresce mai. Forza ragazzi, dobbiamo continuare la nostra serie di successi e diventare campioni del mondo. Mi stavo inceppando su successi. E mo arriva il bello. Io... Un momento, avete sentito? Sì, che cos'è stato? Oh, guardate in cielo! Monite il bello, ragazzi, monite il bello! Sarà una stella cadente? A quest'ora? No, impossibile! Già, e poi è troppo scura per essere una stella. Sbaglio? O si sta avvicinando? Che? Sta venendo verso di noi! Ah! Oh! Che cosa è successo? È caduta in quella direzione. Oh no, la Raymond Junior High! Che cosa hai detto? Celia! Celia si trova nella nostra scuola! Oh no, Celia! Marco, dobbiamo andare subito a vedere. Sì, sbrighiamoci! Nel frattempo, nell'ospedale vicino alla Raymond Junior High... Questi sono per te, Giulia. Axel. Giulia, sono io, Axel. Riesci a sentirmi? Ho fatto così perché la voce è di Davide Garbolino e non del doppiatore di Naruto, che mi sfugge sempre il nome di quel povero ragazzo. Sì. Per carità, è bravo, però Davide Garbolino, insomma, è tutta un'altra cosa. Ce l'ho fatta, Giulia. Abbiamo vinto. Siamo la migliore squadra del paese. Lo so. Riuscivo a sentire la tua voce. Non so come ringraziarla, dottore. Giulia, finalmente. Che cos'è stato? Giulia, tutto bene? Che cos'è stato quel rumore? Oddio, questi qua con la goccia pelata. Mamma mia. Mi ricordo bene, mi ricordo. Andiamo da Raymond. Arrivo subitissimo, arrivo. Mamma mia, casino. Mark, siamo nei guai. Celia, che succede? Guarda. No. La Raymond è...
è distrutta. Ma chi può essere stato? Capitolo 1. La distruzione della Raymond. Ma chi sono? Fermi! Che volete fare? Fateci passare! Bob, sei tu? Nathan, lo conosci? Sì! Eravamo amici quando facevo parte del club di atletica. Ma che sta succedendo? C'è qualcosa che non quadra. Si comporta in modo strano, come se... come se qualcuno li controllasse. Ah, il famoso club di calcio della Raymond. Vi stavamo aspettando. Cosa? Non c'è bisogno di disturbare i nostri signori. Ce la vedremo con voi da soli. E ti ridi? Dai, su, facciamo una cosa abbastanza veloce che c'ho da fare, dai. Cioè, giocarmi, cara. Abbiamo subito... Oddio, Kevin in attacco, però vorrei un pochino più colo, vorrei. Dai, che andiamo col Dragon Crash. Però non abbiamo il Dragon Tornado. Probabilmente lo prenderemo un occhio salendo di livello. Oh... quello che avete appena visto, quel fascio di luce del tiro, in questo gioco si possono bloccare i tiri che ti arrivano in porta, e, però non si possono fare tiri a catena che verranno poi aggiunti nel terzo in Azum Eleven. Però i tiri a catena nel terzo in Azum Eleven sono un po' rischiosi, perché comunque sia potresti anche stare in fuorigioco e quindi subire un appunto fuorigioco. Mentre se ti tirano in porta e tu hai un difensore che ha una tecnica di tipo B, allora puoi usare quella tecnica per difendere appunto la porta e quindi diminuire la portata del tiro. Ed è molto utile, molto utile. Come possono pensare di sfidarci a calcio? Non sono nemmeno una vera squadra. Che ti prende, Bob? Non mi conosci? Non mi riconosci? Siamo amici, non ricordi? Amici, non farmi ridere. Presto avremo un potere così grande che da ridurvi in briciole. Che succede? Ehi, aspetta! Ma che sta succedendo? Spero vi sia piaciuta l'accoglienza che vi abbiamo riservato. È così facile controllare le menti dei deboli. Controllare? Che vorresti dire? Che cosa hai fatto a quei ragazzi? Chi sei? Rispondimi! Non abbiamo tempo e fiato da perdere con persone come te. Inoltre abbiamo già vinto questa sfida. Aspetta! Sono scomparsi. Wow, avete visto tutti? Ma sono i miei occhi che mi giocano brutti scherzi. Mark, guarda lì! Signor Sweet, sembra ferito, tutto bene? Signor Island, signor Wilder, siete feriti? Wow! Se le vecchie glorie di Lanzo Meleve sono in queste condizioni, allora la situazione è davvero grave. Come abbiamo potuto, li abbiamo lasciati. Mark, mi dispiace, non siamo riusciti a proteggere la scuola. Proteggerla da cosa? Signor Farwell! Sta bene? Alieni! Che cosa ha detto? Alieni! Sì, alieni! Siamo stati attaccati dagli aleni, dallo spazio. Come andate? Bene. Oh.
Ma che sta succedendo? Abbiamo percorso milioni di anni luce dal nostro lontano pianeta, il pianeta Alius. Abbiamo scelto un metodo molto particolare per dimostrare il nostro potere alla popolazione di tutta la Terra. E questo metodo è... il calcio. Sulla Terra siete soliti sfidarvi sul campo da calcio per stabilire chi è il più forte. Terrestri, riferite questo ai vostri calciatori. Se non riusciranno a batterci, annienteremo ogni forma di vita su questo pianeta. Ma è inammissibile! Chi diamine vi credete di essere? Volete sapere chi siamo? Molto bene. Se davvero volete darci un nome, potete chiamarci l'Invincibile Alius Academy. Che bel messaggio. Annientare ogni forma di vita se perdete a calcio. Ah, che bello. Incredibile. Quindi gli alieni esistono davvero. Lo sapevo. Oh no, ma è spaventoso, non ce la faccio io. Ho davvero bisogno di andare al bagno. Sa dove si trova mio padre? Oh sì, dimenticavo, vi sto aspettando in un posto segreto. Seguitemi. Oh no, l'entrata della palestra Nabikari è bloccata dalle macerie. Non ditemi che il direttore è intrappolato lì sotto. No. Mark. È inutile, non si sposta. Questa è l'unica entrata per arrivare laggiù. Che facciamo? Ehi, Mark, guarda cosa hanno fatto gli alieni alla scuola. Se sono riusciti a ridurla così, da qualche parte potrebbero esserci dei buchi per arrivare fino alla palestra. È vero. Gli studenti si sono riuniti tutti vicino alla sede del club di calcio a ovest. Proviamo a chiedere se hanno qualche informazione. Ok, buona idea. Andiamoci tutti quanti. Aspettate, non lasciatemi. Volevo dire, dovrei accompagnarvi. Eh? Ah, ma certo. Signor Farewell, non stava pensando di nascondersi nella palestra, vero? Che vorresti dire? E devo solo assicurarmi che il direttore stia bene. Ok, ok, certo, va bene. Mark, andiamo. Spero che la sede del club non sia ridotta in macerie. Lo spero anch'io. Padre. Bene, direi che con questa prima parte possiamo anche concludere qui il video. Ho detto all'inizio video che avrei fatto comunque sia parti più corte perché sì. Beh, credo sia meglio non iniziare magari un video di un'ora e poi dopo gli altri spezzarli. Credo sia meglio farli tutti quanti così, metà capitolo, ogni video metà capitolo. Credo sia la cosa migliore. E siamo praticamente quasi a metà capitolo, quindi ci mancherà, magari dopo l'ispezione dell'area ovest, siamo praticamente a metà capitolo. Quindi insomma, direi che per questo momento va bene anche così. Quindi Kuge, io davvero non aspettavo altro che iniziare questo nuovo capitolo di Nazuma Eleven. L'ho detto che avrei ripreso a metà ottobre, fine ottobre, quindi insomma il periodo è quello, ci siamo. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione come sempre link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!